con Alberto Caviglia, regista del documentario Quarticciolo, la vita attorno a un tavolo. Martedì 29 settembre 2020 a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Alberto, ben trovato. Ciao. Ci racconti di questo lavoro? Questo lavoro è qualcosa di molto diverso da quello che ho sempre fatto. Si è trattato di seguire questa compagnia teatrale, il Teatro delle Ariette, che ha residenza a Bologna e si esibisce in Europa da tanti anni, di seguirla mentre realizzava il loro spettacolo al Quarticciolo, coinvolgendo un po' tutto il quartiere. Quindi in pratica il mio lavoro consisteva nel realizzare uno spaccato dello spettacolo di questa compagnia, ma soprattutto del loro rapporto e del coinvolgimento del quartiere in queste serate, in questo spettacolo. Quindi in pratica è un documentario che alterna un po' la vita di quartiere e soprattutto il modo in cui gli abitanti appunto hanno reagito alla partecipazione di questo spettacolo. Che impressioni hai ricavato? Ma è stata una cosa incredibilmente interessante, tanto per cominciare perché il Quarticciolo è una realtà incredibile, c'è cioè un materiale umano fantastico. Ogni persona che si incontra sembra veramente adatta a farci un documentario solo su di sé. E poi è stato veramente bello conoscere questa compagnia, vedere come riescono i loro spettacoli a unire tante cose, a unire la letteratura, il teatro appunto, ma anche il cibo. Il cibo ha un ruolo fondamentale in questo spettacolo, è anche uno strumento di condivisione che unisce poi lo spettatore, perché alla fine di ogni spettacolo appunto viene cucinato del couscous e offerto a tutti quanti, che vengono poi invitati appunto a parlare anche delle proprie storie. Quindi c'è uno scambio costante di storie e di vissuto e è molto bello vedere poi appunto quanto è diversa l'umanità che partecipa a questi spettacoli. Cioè, gente diversissima che durante appunto lo spettacolo è unita da questa esperienza ed è molto bello, è stato molto bello assistere a tutto questo. Com'è stato il rapporto con loro? Loro sono una compagnia molto particolare. Io inizialmente non sapevo bene cosa si aspettassero da me, quindi ho provato a fare qualche domanda, ma vedevo che loro si fidavano, in un certo senso volevano appunto che io gli restituissi un progetto attraverso il mio sguardo e attraverso le mie impressioni. Quindi sono diventato una sorta di loro ombra e si è creato un rapporto in cui io li seguivo in maniera silenziosa e poi alla fine appunto ho cercato di essere il più fedele possibile al lavoro che hanno fatto e ai loro intenti. E questo sono riuscito a capire soprattutto dal tipo di domande che loro ponevano agli abitanti, perché appunto io sì, ho fatto la regia di questo documentario, però poi in realtà ciò che veniva chiesto agli abitanti erano sempre loro a deciderlo, insomma. Quindi è stato un rapporto molto bello, soprattutto nel momento in cui ho avuto un buon riscontro da loro, nel momento in cui gli ho fatto vedere questo documentario. Chiaramente sarà una proiezione alla tua presenza. Sì, ci sarò anch'io in proiezione all'aperto in uno dei cortili del Quarticciolo. Ci sarà modo quindi anche di interloquire con il pubblico. Sì, assolutamente sì, ci sarà anche la compagnia, prepareranno da mangiare, insomma sarà un evento aperto su prenotazione, bisognerà prenotare all'indirizzo del teatro, però sì. Percorso farà dopo la presentazione al Quarticciolo? Non lo so ancora, io appunto l'ho realizzato proprio immaginato esclusivamente per questa sera. Proprio oggi parlavo sia con la compagnia che con Antonino Pirillo, direttore del Teatro Quarticciolo, e in realtà loro stanno iniziando a pensare di poterlo mandare anche a qualche festival di documentari, cosa di cui sarei veramente felice ovviamente. Quindi penso che nelle prossime settimane si farà un po' mente locale e capirà dove mandarlo. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? So che stanno iniziando adesso a fare promozione per la serata di domani, è uscito un breve teaser che dà più o meno un'idea del documentario e poi appunto c'è questa stretta relazione che questo documentario ha con il loro spettacolo, appunto La vita intorno a un tavolo, che in un certo senso cerca di restituire appunto l'essenza di questo spettacolo. Quarticciolo, la vita attorno a un tavolo. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma, martedì 29 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Caviglia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi.